GKN è ancora botta e risposta fra la RSU della fabbrica chiusa ormai 3 anni fa e il liquidatore. Lo stabilimento produttivo di Campi Bisenzio è stato venduto nel marzo scorso. Lo hanno detto i sindacati, secondo i quali questa vendita conferma che l'unica volontà di QF, la società di Francesco Borgomeo che nel 2021 acquistò la GKN ma poi è finita in liquidazione, è quella di fare una speculazione immobiliare. Tanto più che ad acquistare lo stabilimento sarebbero state due società collegate alla stessa QF. Accuse respinte al mittente dal liquidatore. La vendita c'è stata, ha confermato, e si è trattato di un'operazione infragruppo, cioè della cessione ad altre società che fanno parte dello stesso gruppo industriale di QF. La vendita, secondo il liquidatore, è servita per trovare i soldi necessari a pagare gli stipendi, circa 4 milioni di euro. Ribatte ancora la RSU che però da marzo, quando l'immobile è stato venduto, gli stipendi non sono stati ancora pagati. I 140 operai che lavoravano alla GKN sono senza stipendio ormai da quasi un anno. Preoccupato il sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri, che ha espresso sconcerto per la notizia della vendita dello stabilimento e ha chiesto che QF chiarisca immediatamente quali sono le sue intenzioni per il futuro. Il sindaco di Campi ha chiesto anche che si rispettino integralmente i diritti dei lavoratori.